Aperta a Pordenone la nuova sopraelevata che permette di attraversare a piedi o in bicicletta la trafficata Pontebana. Il cavalcavia collega le aree delle scuole Flora e Grigoletti ed è stata realizzata da FVG Strade per conto della Regione. Ci sono due obiettivi che si ottengono con questa passerella. Una velocizzazione, ma nello stesso tempo una sicurezza del traffico, quindi delle macchine, perché con i ragazzi che andavano, attraversavano, creavano le difficoltà. Due, la sicurezza dei ragazzi. A caldeggiare lo sblocco dell'opera è stata l'amministrazione comunale. Era un'opera attesa da tempo, un'opera travagliata, perché l'avevo lasciata in provincia con un progetto preliminare e poi si era persa nei meandri della regione, addirittura pensavamo che non ci fosse più speranza di vederla realizzata. Devo ringraziare di cuore sentitamente il presidente Federica e l'assessore Pizzimenti che, sensibili alle richieste del comune, hanno immediatamente riattivato la procedura e oggi ci consente di inaugurare un'opera fondamentale ed è l'ennesima, direi, dimostrazione della proficua relazione, dell'ottima collaborazione che esiste tra il capoluogo e la regione. Il prossimo anno verranno piantati degli alberi nei pressi del cavalcavia, lungo il lato della scuola Grigoletti. La recinzione doveva essere praticamente alle mie spalle, abbiamo deciso di non realizzarla, di arretrarla, quindi di mantenerla nella posizione dell'attuale recinzione temporanea e soprattutto di realizzare una fascia di verde mitigativo in modo tale da evitare che gli inquinanti che sono presenti nella Pontebana per la circolazione delle auto non arrivino a un polo scolastico così importante dove ci sono tantissimi ragazzi, quindi sarà il primo luogo dove andremo a sperimentare proprio questa piantumazione strategica, la faremo nell'anno prossimo che sta per cominciare.